un'apparecchiatura di elevata qualità che permette di ottenere delle immagini assolutamente sovrapponibili a quelle che otteniamo in radiologia. L'attacca intraoperatoria associata al sistema di navigazione è un'apparecchiatura estremamente moderna ed efficace. Associa una vera TAC ad un sistema di navigazione che consente di adattare e rilevare costantemente durante l'intervento, con opportuni sensori tipo questo, la posizione degli strumenti chirurgici. Questo consente di effettuare est interventi estremamente delicati con un'alta precisione. E questo ovviamente per noi è un cambiamento, come per i chirurghi generali dove è stato il robot, e per noi questo è un apparecchio effettivamente che riduce il margine del dolore. Un TAC di ultimissima generazione, ce ne sono solo 5 in tutta Italia, la prima nel Lazio come pubblica amministrazione. E questa che investimento ha avuto? Questo è stato un investimento di 1 milione di euro, 1 milione e 100 mila euro. E oggi è un ulteriore salto di qualità, a mio avviso, perché c'è una maggior precisione, una minore esposizione anche alle radiazioni. Questo è un beneficio per i professionisti, perché lavorano con più precisione, più tranquillità, e un beneficio per gli utenti, perché hanno ciò che necessita con minore esposizioni possibile. Per cui proietta l'istituto anche in avanti, nel futuro, utilizzando sempre di più ciò che ci mette a disposizione la tecnologia. È un grande in bocca al lupo a tutti gli operatori.